Ciao a tutti! Ciao ciao! Da mamma Raima e da Noah. Noah che ha un po' di singhiozzo, eh? Ma come gli fate passare il singhiozzo ai vostri piccolini? Come? Fatemelo sapere nei commenti. Sono, boh, non lo so, una ventina di minuti che gli ho dato l'acqua. L'ho allattato di tutto e di più. Io so che noi grandi, perché glielo faccio fare a Christian, quando abbiamo il singhiozzo prendiamo l'acqua e ci pieghiamo, beviamo, cerchiamo di non respirare. A Cuba sapete che cosa fanno? Mettono un pezzetto di filo. Mi ricordavo il filo bianco, poi non so se c'entra il colore, ma mi ricordavo sempre che mia nonna e tutte le nonnine facevano così, prendevano un pezzetto di filo, lo arrotolavano, lo bagnavano un po' con la saliva e glielo mettevano qua e dicevano che andava via. Queste cose. Insomma, non riusciamo a mandare via questo singhiozzo. Facciamo. Fa il singhiozzo di nuovo? Quasi poi stai guardando Zoe fuori. Sono molto contenta di essere qui con voi dopo 15 giorni, 16 giorni, insomma, sono più di 15 giorni che non riesco a fare un video. In questo video, infatti, vi farò vedere delle immagini che ho conservato, per condividere come facciamo, sempre, come facciamo spesso appena possiamo, ecco, con voi e raccontarvi un po' come sono andate le cose. In questi 15 giorni ci sono. Aiuto! Mi fai male! Ci sono delle cose negative, delle cose positive. Insomma, abbiamo avuto un po' di impegni. Sono stati giorni impegnativi, in parte per cose belle, in parte per cose brutte. Quindi, da che cosa volete iniziare? Ma da che cosa volete che inizio? Beh, iniziamo dalle cose brutte, ok? Così ci lasciamo indietro le cose brutte e finiamo in bellezza, finiamo nelle cose belle. Facciamo così. A me piace sempre lasciare un messaggio positivo. Mi fai male, non ti mettere i capelli in bocca. No, 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 no. E insomma, però, devo dire che possiamo iniziare da un messaggio molto positivo, perché oggi è l'8 marzo, è la festa delle donne, quindi auguroni a tutte le donne e penso che la giornata d'oggi debba essere dedicata soprattutto a quelle donne che in questo momento stanno lottando. Sono giorni che ormai non facciamo più i sorrisi come prima perché la televisione ci bombarda di informazioni negative. Donne che devono prendere delle scelte che nessuna donna vorrebbe mai dover prendere, eppure vediamo queste immagini di donne che prendono i propri figli, li mettono dentro i pullman e li guardano come per dire: ti rivedrò, potrò mai rivederti, come andranno le cose, starai bene, insomma, delle cose veramente molto brutte che toccano quando si è mamma, toccano quando si ha anche un minimo di sensibilità. Capisci che cose del genere non dovrebbero assolutamente succedere, proprio mai. E tornando al racconto dei problemi che abbiamo avuto negli ultimi giorni, ripensandoci poi mi viene da dire che poi non sono veramente dei problemi. Il problema è quando non hai da mangiare, quando non hai un tetto, quando non hai l'amore. Il problema è quando non hai la vita, quando non hai la libertà, quando non hai sogni. Ecco, questi sono i problemi veri, vero? Però, ecco, allora, cominciamo subito. La nostra macchina non ha più il vetro dietro. Si è rotto completamente. Per fortuna tutti bene. Praticamente è successo che Lester stava portando Christian a casa di mia mamma. E trovò tantissimo traffico, e tant'è che mi diceva che era stato tipo una quindicina, 20 minuti fermo completamente. Dietro a lui c'era un Cotral, quindi un autobus grande, molto grande. E niente, nel momento in cui dovettero ripartire, l'autista disse che lei aveva perso i freni, evidentemente, ma secondo me un po' si è distratta, ecco.
Quindi per fortuna è successo tutto da quasi fermi, ok? Lei stava ripartendo, niente, ha tamponato l'ester, si è rotto completamente il vetro dietro, adesso vi faccio vedere le immagini. Niente, che vi dico, quando l'ester mi ha chiamato e mi ha detto, guarda, chiama tua mamma, digli che arrivo un po' più tardi, insomma, stiamo bene, è stata la prima cosa che mi ha detto, ma nel frattempo io ascoltavo, pensavo mille cose, addirittura c'era mia suocera che era di fronte a me, quindi io ho ripetuto, mentre l'ester parlava al telefono, ho ripetuto, avete avuto un incidente? E lei subito ha sentito, è diventata viola, cioè di tutti i colori, immaginate. Quindi vabbè, c'è stato un bello spavento, però per fortuna l'ester mi ha detto che Christian è rimasto immobile, non ha sbattuto nulla, insomma, è rimasto tranquillo. L'ester praticamente è andato, cioè ha preso tipo il colpo della strega, come si dice, insomma, c'ha avuto un po' di dolori al collo, così, però semplicemente per aver frenato così all'improvviso. E meno male che io e Noah non siamo venuti, perché Noah sarebbe stato dietro. Considerate che i vetri, quando lei era arrivata a casa, c'erano tutti i vetri dentro la macchina, insomma, addirittura nel sedile dietro, quindi comunque sarebbero arrivati i vetri proprio nel seggiolone di Noah. E insomma, vabbè, nel mezzo a questa cosa brutta, abbiamo ringraziato il Signore che non è successo niente, che è stato solo un danno, insomma, alla macchina, ma siamo tutti bene. Poi, un'altra cosa che è successa negli ultimi giorni è che, beh, io vi racconto spesso che stavo dormendo poco, perché Noah si svegliava ogni ora, ogni 2 ore. Perché lo dovevo allattare per 30-40 minuti, quindi ogni volta che si svegliava, cioè voi calcolate se si sveglia ogni ora, ogni 2 ore, e poi sta 30-40 minuti attaccato al seno, mangiando, quindi non è che faceva finta, non è che prendeva il seno da ciuccio, no, mangiava. Chiaramente io poi rimanevo sveglia, insomma, da lì a che passava un'altra ora, dormivo poco, quindi spesso e volentieri mi svegliavo la mattina che avevo dormito 2 ore. Sapete che non dormire è bruttissimo, è brutto perché porta problemi, insomma, al sistema nervoso. Io cercavo di stare tranquilla durante il giorno, quindi alcune volte mi svegliavo la mattina e gli dicevo a mia suocera: guarda, non te la prendere, ma non ti porto con me da mia mamma, perché di solito noi stiamo sempre insieme. Gli ho detto: no, non te la prende, però ho bisogno di stare da sola, sai che significa proprio. Da sola, oggi ho bisogno di stare con mia mamma, oggi ho bisogno di uscire solo con i miei figli, insomma, fare delle cose un po' diverse, ok? E quindi sono stata un po' stressata, la verità è proprio questa, ho avuto un po' di stress, chiamiamolo pure stress postparto, non vi vergognate, mamme, a dirlo perché è dura. È dura, io ancora ho gli ormoni a mille, non ho avuto il ciclo ancora, anche perché sto allattando, vabbè, in alcuni casi, infatti è chiamato allattamento sporco, lo chiamano, giusto? Quando hai il ciclo e continui ad allattare, nel mio caso non è andata così, nel senso che ancora non ho avuto il ciclo, per cui mi porto questi ormoni ancora della gravidanza, dell'allattamento. Quindi senza dormire, una serie di cose, mi sono sentita molto 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 stressata. Allora ho detto: che cosa faccio? Devo fare qualcosa, qualcosa che mi faccia svagare, qualcosa che mi faccia tornare un po' il sorriso e sapere quanto è bella la vita, perché in fondo è una cosa che lo so sempre, perché comunque basta guardare i miei figli e veramente mi torna la luce. Però, insomma, sono momenti in cui hai bisogno anche di qualcos'altro. Ecco, allora, guardate un po' che cosa ho iniziato a fare. L'Esther mi ha dato una grande mano, però diciamo che è stata mia l'idea. Abbiamo fatto questo mobile che l'ho chiamato Impero, mi piace, non lo so, mi dava pace.
farlo in questo modo. È un mobile che stavano regalando, l'ho trovato su Marketplace. Bruttissimo, sapete che non ho una foto di com'era, mi dispiace veramente tanto, pensavo di averla conservata, invece no. Era brutto, era sporco, era tanto sporco. Io ci ho messo l'ammoniaca, ci ho messo aceto bicarbonato prima di pulirlo, perché comunque prima di scartavetrare, prima di mettere tutto l'occorrente per verniciarlo, bisogna pulirlo molto bene. Insomma, era uno schifo. Era proprio uno schifo questo mobile. Invece è venuto bellissimo, sono molto contenta. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Guardate, vi faccio vedere un video che gli ho fatto al mio impero. Che questo giovanotto ha compiuto i 6 mesi il 2 marzo. Eh sì, ha fatto i 6 mesi, è diventato un ometto, eh sì. E compiuti i 6 mesi abbiamo iniziato a svezzarlo, ok? Quindi Noah attualmente sta pranzando tantissimo, gli piacciono tutte le pappine. In un secondo video adesso, in settimana, promessa, vi farò vedere quali sono le pappine che faccio a Noah. Vero? E lui mangia beato proprio, gli piace tantissimo, gli piace tanto sporcarsi e reputo che è una cosa bella. Dal momento in cui ha iniziato a mangiare, ha iniziato a dormire. Allora, io dicevo a me stessa, ma perché non l'hai fatto prima? No, vabbè. E sono contenta di aver tenuto duro. Sì, è importante per loro, però ho capito una cosa, ho capito una cosa molto importante. Non seguite delle linee guida che vi dicono che i bambini devono mangiare a 4, a 5, 6, 7 mesi. È importante guardare nostro figlio, capire quando è il momento, no? A un certo punto non stava più dormendo perché, essendo grande, perché è un bambino grande, e lo dice la pediatra stessa che sta crescendo molto bene, molto alto, e evidentemente lui aveva bisogno di qualcosa in più. Non significa che il mio latte non era nutriente, anzi, lui cresceva nonostante ciò, ma i bambini ci fanno capire quando è il momento. Quindi non è una regola che devono iniziare a 4, 5, 6 mesi, non è assolutamente una regola. Chiaramente è importante per la loro salute che cerchiamo di rispettare alcuni parametri che sono molto importanti. Per esempio, prima dei 4 mesi, dare da mangiare a un bambino gli può comportare, insomma, dei problemi a livello intestinale, se non subito. Da grande, da adulto, quindi cerchiamo insomma di evitare, però posso dire che per esperienza, se avessi iniziato a svezzare no a 5 mesi invece che a 6, sono convinta che avrebbe dormito molto di più, non avrei passato, diciamo, questo momento un po' stressante, e lui sarebbe stato insomma prima
meglio, ok? Sazio, soddisfatto. Quindi penso che sia molto importante capire i loro segnali, capire che chiaramente stiano seduti, perché è importante, perché non si può mangiare le pappette sdraiati. Quindi dal momento in cui i nostri figli stanno seduti da soli, dal momento in cui i nostri figli provano piacere nel vedere gli alimenti, cioè dovete vedere Noah appena... Che c'è? Ti sei spaventato? Appena noi ci mettiamo a mangiare e gli escono gli occhi di fuori, cioè, ma questo dal quinto mese, guarda, voleva assaggiare, voleva metterci le mani, cioè io lo dovevo mettere sempre, lui si mette a piangere perché vuole stare con noi a tavola. Quindi questo è un segnale, significa sono pronto, significa voglio assaggiare quello che assaggi tu. Mi dai qualcosa? Ecco, adesso perché noi abbiamo troppa informazione. Io spesso mi metto a pensare, ma i primi uomini come facevano? Cioè, non avendo così tanta informazione, chiaramente vivevano ad indizi, dovevano capire da soli che cosa fare. E in effetti ci sono tante cose che ci danno indizi. A volte noi non vogliamo guardare, o a volte ci fidiamo di qualcuno, diciamo, più esperto, e chiaramente la scienza ci ha dimostrati che più conosciamo, più riusciamo ad evitare le cose brutte, ok? Come le malattie, come gli incidenti, insomma, riusciamo comunque a rimediare se abbiamo un'informazione, diciamo, approfondita sulle cose. Però secondo me stiamo lasciando che siano sempre gli altri a decidere per noi. Spesso, infatti, penso che reagiamo più da delegati che da protagonisti della nostra vita. Quindi, per carità, sia l'informazione perché ci serve per sistemare, per evitare tante cose, ok? Però fidiamoci anche del nostro istinto, del nostro intuito, soprattutto se il nostro istinto da genitore, un genitore presente e attento, riesce a capire cosa serve al proprio figlio. Sono certa al 101%. Dopo aver iniziato lo svezzamento, Noah riesce a dormire più tranquillo. Vedete, adesso l'ho allattato e lui dorme beato. Io noto che lui sta dormendo molto più abbandonato a se stesso, ok? Cioè, proprio che se sente i rumori non si sveglia. Considerate che Noah, qualsiasi rumore, subito è pronto a capire dove, come, perché. Incredibile. Infatti dicevo: Madonna mia, ma è troppo sensibile ai rumori, cosa che Christian per niente. Christian proprio poteva dormire tutto il tempo durante un concerto. Lui, quando si fanno le 10:30 di sera, crolla. Christian, puoi avere una discoteca dentro casa che se ha sonno prende e si mette a dormire. Insomma, si sta svegliando ogni 4 ore. Magari voi dite, vabbè, però si sveglia ancora. Per me è un lusso. Lo so che ci sono molte di voi che magari avete i bimbi che vi dormono tutta la notte. Che sana invidia. Però vabbè, nel mio caso non è così, non è mai stato così. Adesso già che dormo 4 ore, vi dico che mi alzo la mattina. Stamattina ho portato Christian a scuola, che di solito lo porta all'estero. Mi sono svegliata, erano le 6, tutta pimpante, mi sembrava, cioè, avevo dormito 6 ore, non di più. Ho dormito 6 ore, ma già mi sentivo benissimo, ok? Quindi diciamo che sono molto contenta. Durante il giorno, invece, nonostante mia suocera, devo dire che mi aiuta tantissimo, a Noa piace molto molto stare con lei, cioè si fa certe risate, guardate un po', vi faccio vedere un pezzetto di un video dove veramente muore dalle risate con la nonna paterna. Già, tiene abuela, catarro. La nonna tiene catarro.
Avete visto quanto è felice con la sua nonnina Rosa? Ci sta proprio una meraviglia. Infatti, sono convinta che quando lei tornerà a Cuba, a lui mancherà tantissimo. E a proposito di questo, ogni tanto io dico alla nonna che cerca comunque di aiutarmi il più possibile. Per esempio, quando devo fare la doccia, lei mi dice: "Non ti preoccupare, dai, lo tengo io." Allora, negli ultimi giorni sono io che dico a lei: "Non ti preoccupare. Fai le tue cose, io me lo porto in bagno, porto la sdraietta, oppure che ne so, devo pulire il pavimento, in camera da letto, gli dico non ti preoccupare, lo metto nel lettino, lo faccio intrattenere, insomma, con dei giochini, oppure gli canto una canzoncina mentre pulisco, insomma, cerco di vedermela da sola. Questo perché nel momento in cui lei non ci sarà, che faccio? Mi metto le mani nei capelli, magari lui sarà abituato poi a stare sempre con lei, ad avere sempre una figura. E quindi, secondo me, è molto importante che impari a stare anche da solo. Visto che a 6 mesi lui riesce a fare già tante cosine, come per esempio passare un oggetto da una manina all'altra, come per esempio lanciare le cose, piace a lui, piace tantissimo buttare tutto ciò che trova. Infatti, quando mangiamo dobbiamo stare attenti perché se poco poco lo teniamo in braccio e lui trova qualcosa a tavola, state tranquilli che prende e ha una forza incredibile, prende e butta tutto per terra. Quindi è un momento in cui dobbiamo fare tanta attenzione. Ok, iniziamo a fare tanta attenzione perché il bello deve ancora arrivare, lo so. Poi cominceremo a chiudere, diciamo, un po' tutti i cassetti, insomma, sapete, no? Come ci si organizza dentro casa. E visto quindi che adesso è più interessato ai giochini, allora penso che sia il momento perfetto per fargli capire che mamma e papà ci sono. Mamma, se sta facendo qualcosa, sta lontana, lontana che comunque lo guardo, per carità, è molto importante che comunque li teniamo d'occhio perché sono tremendi. Adesso iniziano a fare le marachelle terribili, quindi è importante tenerli sempre d'occhio. Però possiamo allontanarci un po', giusto per fargli capire, io ci sono, stai tranquillo, io ti posso rassicurare del fatto che non andrò via, però stai tranquillo, gioca da solo, ok? Fai le tue cose, impara a stare con te stesso. Questo perché è importante che noi forniamo ai nostri figli sicurezza, che forniamo, quella pace interna, del dire me la posso cavare da solo, ok? Non per forza dipendo dagli altri. Non capitemi male, non sto assolutamente dicendo che voglio insegnare a mio figlio a non aver bisogno degli altri. No, reputo infatti che sia fondamentale, che ci sia il giusto equilibrio, ok? Quindi che bello quando sto con gli altri, che bello quando non mi sento un granché e so che posso contare sugli altri, ma se non posso contare sugli altri, so stare bene anche con me stesso. Diciamo, questo è il succo del ragionamento che faccio, insomma, ciò che vorrei trasmettere ai miei figli. E per ultimo, visto che Noah tra poco inizierà a gattonare, a camminare, quando dico tra poco non perché adesso l'abbia già iniziato a fare, è vero che ha 6 mesi, però ragazzi, cioè, a me sembra incredibile che già Noah abbia 6 mesi, il tempo vola, mi sembra ancora ieri quando avevo quel pancione enorme, vi ricordate? Quindi ecco, in questi giorni ci pensavo e dicevo a Lester: ci dobbiamo organizzare. Sapete che i bambini, quando iniziano a camminare, a gattonare, sono terribili, toccano tutto. Bisogna chiudere tutti gli sportelli, tutti i cassetti, cercare di nascondere tutte le cose che possano essere appuntite. Insomma, bisogna avere molte accortezze. E così io e Lester abbiamo deciso di modificare il nostro arredamento, soprattutto per quanto riguarda il salone. Molti di voi avete visto la nostra home tour e se vi ricordate avevamo tutti i mobili di Mondo Convenienza, quindi abbastanza appuntiti negli angoli, cosa che non va assolutamente bene per i bambini. Quindi abbiamo detto via tutto.
Abbiamo dato via la nostra vetrina, perché praticamente era una vetrina con uno sportello in basso, quindi anche pericolosissimo, e abbiamo detto no, niente, non è il caso di tenerla. Beh, abbiamo dato via tutto, considerate che ho alcune cose in camera dentro le scatole, quindi non è che ho cercato prima i mobili che mi piacevano. E poi ho dato via quelli che avevo. No, abbiamo dato via quelli che avevamo. E adesso stiamo sostituendo piano piano, insomma, l'arredamento. Bene, siamo con il salone un po' vuoto. Adesso però vi faccio vedere un po' alla volta mentre, diciamo, arrediamo nuovamente, casa e vi facciamo vedere, ok? Intanto abbiamo comprato questo tavolo, guardate un po', che non era così, non era assolutamente così. Era tutto color noce scuro. Era esattamente come vedete, la parte superiore. E appena vidi questo tavolo me ne sono subito innamorata. Gli dissi subito a Lester: guarda, no, le zampe gliele facciamo tutte bianche, le sedie le facciamo tutte bianche. Considerate che questo tavolo è pesantissimo, è legno massello, ma proprio, cioè, soltanto un piede di questo tavolo pesa quasi quanto me. È veramente incredibile. E a me il legno piace tantissimo, quindi diciamo sono molto contenta. È un lavoro che abbiamo fatto io e Lester. Lui ha scartavetrato, insomma, è andato, diciamo, a curare alcune parti che erano, diciamo, un po' distrutte, perché comunque si vede che è un tavolo che ormai ha diversi anni. E niente, è venuta fuori questa meraviglia, direi. A me piace tantissimo, fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate. Ora io vi saluto, ragazzi, vi mando un bacio grandissimo. Vi ricordo che nei prossimi giorni parleremo di svezzamento, quindi quali sono le pappine che sto preparando a Noah. E non solo, siccome mi sono arrivati diversi messaggi da parte di alcune mamme e non solo, anche di alcune ragazze che ancora non hanno figli e mi chiedevano: dai, ma io ho tanta paura del cesareo, me ne vuoi parlare un po', ma la pancia come rimane? Ecco, allora io non me ne vergogno assolutamente. Farò un video dove vi farò vedere come è venuta il mio pancino. Considerate che io non faccio sport, niente, sono terribile. E quindi vi faccio vedere a distanza di 6 mesi come rimane la pancia, ok? Almeno come è rimasta a me. Un po' morbida, insomma, ancora si deve un po' riprendere, però mi fa piacere, insomma, così le ragazze che magari hanno un po' l'ansia del parto, del cesareo, insomma, cominciano a capire, ad addentrarsi, soprattutto a capire che è tutto fisiologico, che è tutto normale, che insomma, si fanno tanti sacrifici per i nostri figli, ne vale la pena e bisogna pensare soprattutto alla meraviglia della nascita. Poi in un secondo momento possiamo iniziare a pensare a ok, adesso mi riprendo. Ok, infatti io sto in questo periodo, sto nel momento in cui dico a me stessa ok, adesso mi riprendo. Fino adesso ho pensato a lui 100% e devo dire che sono molto contenta. Quindi va bene, in un prossimo video vi parlerò di come è andata col cesareo, insomma la ferita, come mi è rimasta la pancia e insomma tutto. Va bene, un abbraccione grande grande, ciao a tutti, ciao ciao.